Patek Philippe Calatrava, storia e eleganza. Nella vasta e affascinante storia dell'orologeria svizzera, pochi nomi risplendono con la stessa luminosità di Patek Philippe. Questa maison è sinonimo di prestigio, artigianato di alta qualità ed eleganza senza tempo. Tra le sue creazioni più iconiche, spicca il Patek Philippe Calatrava, un orologio che incarna la perfezione del design svizzero. Nel cuore della prima metà del 1900, l'azienda Patek Philippe & Cie si trovava già in una posizione di prestigio. Tuttavia, ci fu un periodo in cui la maison svizzera dovette affrontare sfide significative. Questo momento critico portò alla presa in mano dell'azienda da parte dei fratelli Jan e Charles Stern, nel 1932. Questi due imprenditori avevano una profonda esperienza nel mondo dell'orologeria, avendo precedentemente lavorato nella produzione di quadranti per varie manifatture svizzere, tra cui Patek Philippe. I fratelli Stern compresero che per risollevare le sorti dell'azienda era necessario lanciare un nuovo orologio che potesse catturare l'attenzione di una vasta gamma di appassionati di orologi, ma sempre mantenendo intatto il prestigio associato al marchio Patek Philippe. Nacque così il primo Patek Philippe Calatrava con la referenza 96. Il logo registrato da Patek Philippe & Cie nel 1887 era la croce di Calatrava. Questo simbolo era associato all'ordine di Calatrava, un ordine militare composto da monaci guerrieri approvato dal Papa Alessandro III nel 1164. Scegliendo il nome Calatrava per il loro nuovo progetto, i fratelli Stern vollero conferirgli un'immediata importanza, rafforzando al contempo l'identità del marchio. Dopo la Prima Guerra Mondiale, gli orologi da polso stavano diventando sempre più popolari, portando i progettisti a concepire il Patek Philippe Calatrava come un orologio da polso. Nel 1932, David Penney disegnò la prima referenza 96, che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nello stile degli orologi da vestito. La forma della cassa, in oro, è circolare, in armonia con il movimento delle lancette per segnare il tempo. Con uno spessore di soli 9 mm, il Calatrava si distingue per la sua sottigliezza ed eleganza. Le anse, progettate per migliorare la vestibilità, sono integrate nella cassa anziché saldate. Questa innovazione, che possiamo considerare normale oggi, fu introdotta proprio grazie al Calatrava Referenza 96. In passato, le anse venivano spesso aggiunte come un ultimo pensiero e in alcuni casi compromettevano il design generale dell'orologio. Il quadrante del Patek Philippe Calatrava Referenza 96 è un esempio di pura eleganza e funzionalità. Su uno sfondo bianco, spiccano indici trapezoidali in oro giallo, mentre a ore 6 c'è un piccolo quadrante per i secondi. I fratelli Stern decisero di sostituire il movimento L'Ecoutre con il nuovo calibro Patek Philippe 12-120. Si trattava di un movimento meccanico a carica manuale con 18 rubini, famoso per le sue finiture di alta qualità. Il Patek Philippe Calatrava ha continuato ad evolversi nel corso degli anni, ma ha mantenuto la sua essenza di design pulito e funzionale.